l'unico. Onorevole senatrice a vita Elena Cattaneo, Propaganda Live. Benvenuta. E ti saluta ancora così, sì. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, bene. È la prima volta che abbiamo un senatore a vita, senatrice a vita. Di solito noi qua non abbiamo onorevoli. È proprio una nostra, però con delle eccezioni, data la situazione nella quale ci troviamo. Aspetta, questa è la mascherina. Un attimo, che ho delle tasche un po' ingombranti. E qua ho delle domande. Allora, la prima domanda che le faccio. Ci diamo del lei. Va bene. Va bene? Tranquillo, è tutto a posto, è un posto normale. Ci sono anche persone al di là di noi due, ci stanno proprio dei giornalisti adorevoli qua, è tutto proprio come in televisione, come nelle altre trasmissioni, no, lo dico per tranquillizzare la senatrice. Allora, la prima domanda che faccio è questa. Perché su una cosa del genere, sul corno letame, ora stavamo parlando di questo, diciamo, ci abbiamo anche un po' ironizzato con Valeria Brea, 195 favorevoli e uno contrario. E poi l'astenuto, con l'astenuto che rapporti ci sono? Ma buoni. Buoni, no, sì, teniamocelo sì, bene sì. Questo astenuto, almeno ha avuto dei dubbi. Posso dirle che io ho presentato 3 emendamenti proprio mirati a rimuovere esattamente quella parola in 3 punti della legge. 40 senatori sono stati con me, quindi non ero sola sugli emendamenti e poi appunto ero sola sull'intera legge. Ma quello che va detto è che insomma questa questione è piuttosto importante. Non è solo una questione di corno letame, o di vesciche di cervo, o di pelle di topi scuoiati, inceneriti, e poi queste ceneri distribuite sui campi affinché i topi non vengano più. Non è solo una questione già mi sembra abbastanza dinamica. Comunque. Il vero problema è che quando si dà dignità di legge al pensiero magico, appunto non solo li si introduce, gli si dà soldi, addirittura li si ammette, i terrapiattisti dell'agricoltura, al tavolo del Ministero della Salute. Ma il vero fatto grave è un problema culturale, il problema è che si inquina il dibattito pubblico, il problema è che si condiziona il futuro dei giovani a queste realtà bislacche, il problema è che insomma si rischia veramente di arrivare al momento in cui non ci sarà una base comune su cui ragionare, in cui la realtà sarà così vacua, vaporosa, 2 più 2 può fare 5. Però la domanda è perché 195 favorevoli al Senato? 195 favorevoli erano favorevoli all'intera legge sull'agricoltura biologica. Okay. Il punto specifico dell'agricoltura biodinamica, che è tutt'altra storia, appunto, è esoteria e stregoneria. Come vede appunto non era così accettato all'unanimità, io so anche che alcuni senatori avevano tentato di emendare in commissione e poi comunque questa equiparazione non so per quale motivo è arrivata così in aula, ma insomma mi viene da dire che c'è ancora spazio e ancora speranza, perché adesso torna la Camera. Però ecco, forse la questione importante è cioè questa è una battaglia che va fatta non tanto e non solo appunto per il terrapiattismo agricolo, ma per combattere il terrapiattismo agricolo, ma perché cioè, è un simbolo di insomma chi vogliamo essere, dove vogliamo essere come società domani, se vogliamo appunto invocare le fate turchine per decidere dei nostri destini o dei destini dei nostri giovani, oppure appunto se vogliamo affidarci alla scienza, se vogliamo parlare di scienza per laddove è possibile, no? Nelle cose intorno a noi, per studiare le cose intorno a noi e basare poi le decisioni politiche che riguardano tutti noi sui fatti documentati e documentabili della realtà. Il libro che ha scritto si intitola Armati di scienza o Armati di scienza, io ho chiesto appunto se dove cadesse l'accento. Comunque il concetto stesso di armarsi, di doversi armare, diciamo, lascia pensare che si sia nel mezzo o di un conflitto, comunque che sia necessario o attaccare o difendersi, in genere ci si arma per questo. Quindi le chiedo, in questo momento c'è bisogno di armarsi di scienza, cioè il verbo è scelto, non è, immagino non sia scelto a caso, appunto perché
c'è questa situazione. Ho letto nel libro appunto che è necessario presidiare la piazza, non lasciarla, non rimanere, diciamo, a discutere tra scienziati, tra illuminati, tra studiosi, ma mai come in questo, diciamo, anno e mezzo ci siamo resi conto poi quanto sia importante divulgare e far capire il lavoro della scienza e il metodo scientifico. Ecco, ma mi incuriosiva in particolare la scelta del verbo, che lascia immaginare appunto una situazione di conflitto in atto o imminente. Con chi? Allora, mi viene da dire, a volte bisogna armarsi per combattere, quindi bisogna alzarsi in piedi, e spero davvero che i giovani colgano, no, la possibilità e la forza di chiedere e pretendere, no, che le decisioni siano appunto basate sulle prove che si rendono disponibili. Quindi c'è anche il momento di lotta democratica, però armarsi è più insomma un abito di vita. La nostra vita, la scienza, è il nostro abito quotidiano. Tutto quello che abbiamo intorno e anche i vantaggi di cui beneficiamo nel nostro paese, in questa parte del mondo, nel 2021, sono frutto della capacità, dell'ingegno e di quel metodo scientifico che ti permette di affrontare l'ignoto, ciò che nessuno conosce, con un'ipotesi. Poi vai al bancone di laboratorio e devi mettere in fila tutti gli esperimenti che puoi e devi immaginare per capire quanto forte è la tua ipotesi. Pronto ad accettare che il semaforo si illumini di rosso e tu hai fallito, oppure, e ci sono i fallimenti nella scienza, oppure si illuminerà di verde e tu in quel momento sarai il primo essere al mondo ad aver visto quel risultato per tutti e forse la prima persona a capire che quello è un guadagno di conoscenza per tutti in tutte le discipline umanistiche e scientifiche. Quindi la cosa interessante della scienza, insomma, la scienza non è tutta la verità, ma perché non ha bisogno di esserlo, è solamente questo metodo straordinario per capire come stanno le cose intorno a noi al meglio delle nostre possibilità oggi. Quindi una volta che si scopre, una volta che si capisce, una volta che ci sono prove a disposizione, lo scienziato cosa deve fare? Passo in più. Deve fare in modo che queste prove, che questo metodo appunto occupi lo spazio pubblico, perché se quello spazio resta vuoto si riempie di ciarlatani o di cattive decisioni. E queste prove, nel momento in cui animano il dibattito pubblico, diventano di tutti. Lo scienziato studia per tutti, quel che scopre è per tutto. E la speranza appunto è che la politica nelle sue decisioni si avvalga di queste. Arriviamo alla politica. Appunto, lei è una scienziata, a un certo punto diventa senatrice a vita e si trova a cavallo tra scienza e politica. Ecco, volevo chiederle come ci si è trovata, in particolare come ci si è trovata in quest'anno e mezzo. Quali e quante sono le interferenze della politica sulla scienza e anche viceversa? Grazie per la domanda, forse anche l'occasione per dire che ho capito una volta di più quanto importante è la politica, perché la politica è la nostra rappresentazione, quelle aule, quelle istituzioni sono la nostra piazza, sono la nostra voce. E la politica ha la supremazia dell'ultima parola, è incontestabile. E quindi l'ultima parola deve essere dalla politica. Da questa parte ci sono gli scienziati, gli studiosi, quelli che appunto si armano di conoscenza per tutti noi, per consegnarla a tutti noi. E hanno quindi ruoli diversi. Lo scienziato deve scoprire, appunto, mettere quelle prove sul tavolo. Ecco, io il conflitto a volte sì, è un'interazione altalenante, il 90% delle volte non c'è, perché non ci si frequenta. C'è una disabitudine a frequentarsi. Noi in Italia non abbiamo nemmeno luoghi di frequentazione. Allora succede che quando la politica deve decidere, soprattutto su argomenti come questi, insomma, che comunque toccano la vita di tutti noi, pensiamo a Stamina, pensiamo a Xylella, pensiamo ai vaccini. Ecco, è vero che ha la supremazia dell'ultima parola, però insomma io vorrei che quella parola e quella decisione fosse informata. Cioè io mi chiedo, perché prescindere dalle prove che vengono messe a disposizione
E pensandoci mi dico anche, ma in fondo se ha la supremazia la politica può anche decidere, no, di fare a meno delle prove, ma deve spiegare perché, deve motivare. Quello che è intollerabile e che invece succede spesso è quando la politica manipola le prove della scienza per sostenere le sue decisioni. In questo caso bisogna veramente armarsi. Ecco, diciamo, sono tante le domande che verrebbe da fare, seguendo anche, ecco, questo, la prima è mia, da fare se ha avuto evidenza di manipolazioni in questo periodo, per esempio. Ma non so, su questo argomento, ad esempio. No, inevitabilmente rimango sul Covid in questo caso, perché diciamo il grande dibattito, il momento in cui ci siamo accorti che, no, che scienza e politica si devono parlare è durante quest'anno. Sì, ha ragione, è un anno importantissimo e speriamo che questa spina non si stacchi, anzi questi programmi e i social sono importanti per parlare di scienza e per spiegare che cos'è la scienza. Diciamo che in questo anno quest'anno è stato un anno inedito. Per la prima volta, anzi direi, abbiamo capito cos'è la vita senza scienza, cos'è la vita senza medicina, perché in fondo questo oggetto piombato, arrivato appunto nelle nostre case, questo virus più piccolo di 100 nanometri, non lo conoscevamo e non avevamo armi. E come ci siamo attrezzati? Beh, ci siamo attrezzati perché c'erano persone che negli anni indietro studiavano tante cose, no? Le informazioni sono state messe insieme, magari appunto a livello mediatico si è avuta l'impressione di un po' di conflitto tra scienziati, tra scienza e politica, è tutta parte di questa disabitudine. Quale impressione ce l'abbiamo avuta? Posso anche dire che questi conflitti, a volte dipinti come tali, tra gli scienziati, in realtà sono la normale rappresentazione della dialettica tra scienziati fate sempre a congressi. Così, diciamo. Beh, insomma, si discute, gli scienziati sono... Poi ci si divide in tifoserie in questi casi. Non è proprio tifoseria, la cosa interessante... No, noi che non siamo scienziati, cioè il team Galli, cioè chi va con Bassetti... Ma non è così. Senza capirne nulla poi. Quando un oggetto è nuovo, da sempre la scienza confligge, gli scienziati confliggono, perché ciascuno guarda quell'oggetto da punti di vista diversi, cioè l'epidemiologo, l'immunologo, il matematico, il fisico, no? Quindi... quando siamo di fronte a un nuovo pezzo di conoscenza da scoprire, si confligge, no? Poi quello che succede è che, insomma, piano piano che i dati, che la scienza progredisce, i dati vengono messi a disposizione, ecco che tante di queste conflittualità svaniscono. E in realtà quello che è successo è che la scienza per la prima volta in questa pandemia si è sviluppata sul palcoscenico invece che nei laboratori. Era in diretta e la politica, e anche lei ovviamente, beh, insomma, è stato veramente tutto un inedito, ha dovuto decidere tante volte, non su certezze, perché non le avevamo ancora le certezze, il 100% della certezza che a volte la scienza consegna, no, la politica si è trovata in tante occasioni a una probabilità che fosse così. E allora lì diventa difficile, no, la decisione politica. È difficile dire a priori giusta o sbagliata, deve essere responsabile però, deve spiegare perché si è deciso così. Parlando di scienza in diretta, le faccio un'ultima domanda e poi c'è una richiesta da parte di Marco. L'ultima domanda che le faccio è questa. A che punto è l'alleanza tra scienza e società, di cui scrive anche nel libro? Perché appunto nel momento in cui... La scienza in diretta, anche chi non ne capisce, pretende delle risposte, fa delle domande, chiede per esempio sugli effetti collaterali del vaccino. In passato diciamo non erano problemi che ci si poneva come ci si sta ponendo adesso. Ecco, questa alleanza fra scienza e società è ancora lontana dal saldarsi o c'è dell'ottimismo? Ma l'alleanza ma c'è per forza, perché ciascuno di noi beneficia ogni giorno inconsapevolmente dei risultati della scienza. Forse questa è proprio l'occasione per mantenere questo innamoramento, no, di questo anno, questa gratitudine verso gli scienziati, verso i medici, per mantenerlo anche quando avremo vinto, no, questa sfida, e per far sì, insomma, che questo innamoramento non scemi, non... No, per evitare il rischio
che si tratti di un innamoramento solo dettato dalla reazione alla paura. Quindi, e come si fa, no, a crearla questa alleanza? Gli scienziati devono fare la loro parte, i comunicatori, e il modo per farlo è semplicemente di spiegare, di raccontare in piena trasparenza fallimenti, sfide, le idee che si accendono, questo muro dell'ignoto, no, il trovarsi di fronte a qualcosa che nessuno aveva mai studiato prima, con esperimenti che nessuno aveva mai fatto prima, il pensiero di farli in fondo non solo per te ma anche per quelli che stanno fuori dal laboratorio. Io penso veramente che non esista nulla nella scienza che non possa essere spiegato a un cittadino. Quindi facciamo in modo che gli scienziati anche, insomma, capiscano questo loro ruolo sociale, perché davvero la scienza si compie solo nel momento in cui diventa di tutti ed è abbracciata dalla società e diventa un'arma felice, un abito per ciascuno, per vincere le paure, per rompere appunto questo muro, no, di terrore anche verso il futuro, verso le nuove scoperte, verso le nuove conquiste. Io penso sempre che insomma, la conoscenza può solamente essere una nostra grande alleata. Grazie. E Marco, tornando un attimo al punto di partenza, al Cornole d'Ame, io ringrazio di avermi concesso questi pochi minuti con la senatrice. Lei ha detto che la scienza deve scendere più vicino al cittadino. E sa quanta economia c'è in questo comparto della pseudoscienza che si oppone a voi che avete scelto di credere nella scienza. No, ma non è una cosa seria, mo si ride. Ecco, io ho fatto una ricerca appunto su Plinio, Naturalis Historia, l'alloro è l'unica pianta a non essere colpita dai fulmini. Quindi io con la mia famiglia abbiamo messo su una piccola azienda che fa questi grandi vasi sul colmo del tetto delle case che si chiama lo scacciafulmine olistico. Senatrice, questo qua verrà discusso nel DDL parafulmini 728 ter la prossima settimana al Senato. Voto contro. Non si metta di traverso, la prego. No, non anche questo. Niente, vota contro. Coerenza. Veramente senza sani. Grande applauso alla senatrice a vita Elena Cattaneo, grazie mille.